Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio di Assassin's Creed Mirage dall'angolo del rosso nero. Allora, riprendiamo dove siamo lasciati. Se vi ricordate, abbiamo fatto praticamente il primo omicidio dei tre, praticamente. Abbiamo ammazzato Arruk e abbiamo scoperto che l'altro praticamente si trova al campo Nadir, alla Eshma. Siamo qua, praticamente, ragazzi, come vi ho salutato. E niente, dovremo andare ad ammazzarlo sicuramente. E nel frattempo, io, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi, a condividere, a lasciare un like, a commentare come sto adorando questa serie. Spero che la stiate adorando anche voi. Mi raccomando, lasciate, supportatemi e andiamo ad ammazzare l'ennesimo stronzo di questo gioco qua. Allora, campo del sud. Dunque, e vabbè. Allora. Qua ragazzi è... è complicato qua ragazzi, eh. Qua è veramente complicato ragazzi, sì. Adesso si fa complicato. Allora. Vabbè, se proprio vuoi venire a ammazzare che ti puzza la vita, ok. Ma guarda, per me non c'è problema. Guarda, proprio mi hai fatto anche un favore. Aspettate, eh. Vieni, vieni. Vieni qua, vieni qua. Dovete avere molta pazienza sul bisogno, ragazzi, eh. Ma cosa? Ok. Ehi! Quando avrò finito con te, nemmeno tua madre ti riconoscerà. Devo tenere gli occhi. Ok. Allora, non volare su quell'area, Enkidu. Pezzo di merda. Allora, scopri come entrare in st'area. Sì. Merda. Però questi me li posso fare così adesso. Aspettate, eh. Uno e due, via. Ragazzi, stanno venendo loro incontro alla morte. Io non sto facendo assolutamente nulla, praticamente. Non c'è neanche quasi gusto così. Allora, dunque. Questi qua sono girati di spalle? Sì, però sono in tre. Proviamo così. Cercare tracce non è il tuo. È vero. Vediamo un po'. Ma che... Ok. Allora, quello non mi dovrebbe vedere. Devo capire quello lì che giro fa. Perché nel frattempo io mi ammazzo questo. Ma vai a fare in culo. Ma sei deficiente. Ma io ti ho detto di assassinare. Veramente ti ho sbagliato il tasto io. Colpa mia. Elisir. Brutta macca di sterco. Basta con le chiacchiere. Aia. Ma te ne affanculo. Ragazzi, ho bisogno... Devo assolutamente allontanarmi. No. Ho sbagliato il tasto io, ragazzi. Ho sbagliato il tasto io. Colpa mia. Allora. Ma
qua. Mi sorprende che galleggi. Sarebbe un peccato se quel modellino prendesse fuoco. Ti vedo. Merda, c'è uno qua dietro però. Prezioso modellino di nave che hai suoi. E guarda. Mi sorprende. Sarebbe un peccato se quel modellino prendesse fuoco. Brucia il prototipo della nave per salvare l'ammiraglio Nadir. Ah, è quello laggiù, vabbè, ok. Allora, che distanza è? Quindi questo qua me li posso fare tutte e due. Uno e due, vai. Ok. Ah, ok. Allora, con calma, ragazzi, Merda, levati da qua! Ok. Stupidi insetti! Ok. Allora. Eh sì, ma cosa devo fare? Non ho capito cosa devo fare però. Scusate, eh. Eccolo lì. Eccolo lì. Vieni qua da me, vieni da qua da me. Vai. Sito di spedizioni mancanti per i mercenari. Ok. Antarici. L'ammiraglio era un ladro. Meno due. Dovrei tornare da fuori. Ok. Perfetto. E anche questa è fatta, ragazzi. Dovrei tornare da Fulad e riferirgli che Al-Ruh e Al-Eshme sono morti. Però io vorrei prendermi un forziere ogni tanto, ragazzi. Però non ci riesco mai. Oh, merda. No, 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 nessuno, c'è nessuno. Dai, bravo, vieni qua. Merda, no. Vabbè, fa niente, dai ragazzi. Boh, andiamocene via. Tra l'altro qua c'è anche un'entrata. Tra l'altro, c'era anche un'entrata qui.
Ci ho proprio fatto caso. Completamente. Non ho più niente. Vabbè, sì, questo ancora sì. Ok. Ok, mica tanto. Però, vabbè. Perfetto. Ok. No, non c'è nessuno. Ok. Perfetto. Mi raffanco un po' di cose in giro, ragazzi, già che ci sono. Scusate. Quello è il problema. Ora ti vedo. Vado a suonare la campana. Dove cazzo ero? Esci. Vediamo, ce ne va, ragazzi. Via. Vabbè, qualcosina ora fatto, dai. Via, 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 via. Che spavento, ragazzi. Ho detto mica, se no sono già arrivati fin qua. Ok. Andiamo da full hard, ragazzi, che è meglio. Vabbè, qualcosina ora fatto, dai, ragazzi. Non chissà che roba, però, dai. L'importante è aver fatto la missione principale, soprattutto, ragazzi. Allora. Allora, posso passare di qua, sì? Ok. Vattene! Vattene! Devo fare un po' di razzia, ragazzi, adesso. Devo andare un attimo da qualche commerciante, devo prendermi un po' di cose. Sì, tanto è lì dietro. Allora, andiamo un attimo. Ho usato anche un po' di elisir anche ultimamente, quindi. Ci sta, ci sta. Ok. Devi scendere di qua. Aspettate, eccola qua il commerciante. Eccola lì. Ok. Cosa gli fai intervento di scivolata? La pace sia con voi e con il tuo spirito, perfetto. Guarda la merce. Interessante. Ecco la mia. Che poi abbiamo tantissime cose da vendere, ragazzi, perché ultimamente ho fatto veramente tanti borseggi. Cioè, quindi. Guardate qui. Quanta roba da vendere. Guarda qua.
Ok, acquista. Volete migliorare l'attrezzatura? Allora, no, molto utile. Prendimene 4. Molto bene. Qua prendimene il massimo. E qua acquista. Ok. Però questo, ragazzi, boh. Sì, prendi questo. Basta, va bene così. Allora, facciamo così. Già che ci siamo, allora. Già che l'ho presa. Allora, inventario. Fatemi usare questo, che è più bello. Dovrei andare un attimo dal sarto, ragazzi, a migliorare anche l'addobbo lì. Però, studio, fabbro, araldo. Dove cazzo è il sarto? Aspetta, soprattutto, il sarto. Ah, è questo. Allora è qua. Ah, ce l'ho lì vicino l'obiettivo, perfetto. E questo è il sarto. Ok. Udite, cittadini di Baghdad. Il califfo ha chiesto di condividere una nuova teoria elaborata dallo studioso. Eccola qui. Guarda la merce. Ecco le mie. È saggio investire sulla propria difesa. Devo trovare però. Allora, ragazzi, tanto vale che uso questi. Grazie. E me frega. Sì, sì. Va bene, va bene. Ok. Avere la giusta protezione è molto importante. Perfetto. Siete sotto. Sì, sì, benissimo. Grazie mille. Ragazzi, fanno così perché salto il. Scusa, vieni un po' qua. Grazie. Ok. Sì, lo so, è di qua, lo so. Eccoci qua. Ok, via. Fermati, Ali. Ascoltiamo Basim. Perché fermati? Hai avuto successo nel tuo incarico? Ma è chiaro, Casey, ma che domande fai? Due ufficiali, Jasun e Nadir, sono morti. Hai trovato indizi per identificare Almar Khwar? Non proprio. Il generale Jasur era stato convocato da Almar Khwar alla grande guarnigione. Pare che avesse saputo del suo passato. L'ammiraglio Nadir doveva dare spiegazioni su spedizioni mancanti destinate ai soldati anatolici. Almar Khwar era contrariato. Dunque, Almar Khwar è alla grande guarnigione, dove gestisce le scorte per i mercenari anatolici. Mi viene in mente solo un ufficiale di alto rango, il condottiero Wasif al-Turki. Wasif? Tutto torna. Pochi altri avrebbero potuto catturare Beshi. Hanno preso Beshi? Non è mai tornato. In teoria. È appena tornato da una missione per il califfo e si trova alla guarnigione. Se Beshi è in mano sua, lo troveremo lì. Allora ci andrò di persona. Wasif controlla mezza Baghdad. Se il nostro attacco andrà male, scatenerà una guerra che giungerà fino ad Alamut. Hai bisogno di Basim. Bene, attenderò Basim vicino alla guarnigione. Ma fai presto. Sono stanco di aspettare. E grazie al cazzo, non fai niente, stiamo facendo tutto noi. Minchia. Entra nella guarnigione e uccidi Wasif. Non deve fuggire. E dovrà sembrare che Ali sia il responsabile. Ne va della salvezza di. Bravo, così mi sei piaciuto. Sarà fatto. Bravo, così mi piace. Così va bene. Bravo. Bravo, mi sei piaciuto. Va bene. Il condottiero. Caso svelato. Questo è a posto. Adesso ci facciamo questo. Ok.
una giornata. Fammi vedere. Sblocca strumento. Da un'occhiata. Però non posso. Non è posso... tutto? Vabbè. Credi di potermi aiutare? Guarda. Sblocca. Sì. Allora. Risolve i cadaveri dei bersagli uccisi con il coltello facendo scomparire ogni traccia. Ma che figata, oppure? Penetra l'armatura. Assolutamente sì, questa. Sì, assolutamente questa. Sblocca. Allora. Incrementa. La durata dell'effetto di questo strumento. La portata. No, fammene portare di più, ok. Piuttosto fammene portare di Nient'altro? Più. Nient'altro? No, grazie. Grazie. A più tardi. Ciao. Ok. Allora. No, dove va? Detto. Ok, laggiù la guarnigione. Perfetto. Ok. Ah, è qua su, ok. Eccoci qua. Bella zio. Ali, sei pronto? E tu chi saresti per dirmi cosa posso o non posso fare? Qui c'è in gioco ben più del tuo orgoglio, Wasif. Non abbiamo molta scelta. Basta! La prossima volta scegli le tue parole con cura, governatore. Non tollererò altri insulti da parte vostra. Sono Wasif e il governatore, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Chissà il codice fiscale. Il condottiero non l'ha presa bene. Il governatore di Baghdad non ha autorità sul condottiero. A meno che non sia anch'egli dell'ordine. Muhammad? Non ci credo. Non è solo governatore. È anche sì. Poeta e studioso. E ho capito. L'uomo ha spirito. Ma... speravo di farne un alleato. Spero che tu abbia ragione. Wasif ci basta e avanza. Ora devo solo riuscire ad accedere alla guarnigione. Uno dei servi mi è fedele. Ok. Lo troverai vicino alla cucina da campo. Quando vedrà la tua fascia rossa, ti aiuterà. Perfetto. E tu cosa farai? Troverò Bashi e poi libererò gli altri ribelli rinchiusi nella prigione. Ah, meno male, pensavo ci aspettassi. Ok. Pensavo stessi fermo, ci aspettassi da qualche parte. Perfetto, ragazzi. Condottiero, ti fai scudo con la veste del califfo per rapire e uccidere a piacimento. Sei una piaga per questa terra. Esatto. L'hai intrisa del sangue di tutti coloro che hai trucidato. Persone che volevano solo essere libere. Ma tu non volevi che lo fossero. Ti credi intoccabile, circondato dai tuoi fedeli soldati. Ma noi assalteremo la guarnigione. Libereremo Bashi. E il tuo regno di terrore avrà fine. Ti sistemo io adesso, non ti preoccupare. Allora, Hammar Dikwar, capo dell'ordine Ashar Dikia, è responsabile dell'esecuzione dei ribelli, altri non è che lo spietato condottiero Wasif al-Turki. Wasif si muove all'ombra del trono e gode di un potere immenso, tale da consentirgli di insediare o rovesciare il califfo e il suo piacimento. Coordina le sue azioni sanguinarie della grande guarnigione dove ha imprigionato Bashi, uno dei capi della ribellione. Ok ragazzi, dai. Allora, direi che questo episodio possiamo chiuderlo qua. Qui non riuscirò ad arrampicarmi.
Devo cercare da un'altra parte. Ok, allora direi che questo episodio può finire qua. Noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio e assalteremo la guarnigione e ammazziamo anche sto stronzo qua. Niente, dai, questo episodio è tutto. Dall'angolo del rosso nero, Gabri, è tutto, vi aspetto, mi raccomando, condividete, iscrivetevi, fate tutto quello che potete per supportare il canale e noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella!